Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Accanto a me vedete Enrico Stefano, che è consigliere a Roma. E direi di dare immediatamente la parola a Enrico perché in queste settimane è diventato chiarissimo come il problema della mobilità sia amplificato, sia stato moltissimo amplificato dal Covid, dal coronavirus. Abbiamo gli autobus che sono costretti a girare semivuoti. Metropolitane idem, quindi so che Roma si sta attrezzando, ha già fatto alcune cose, alcune altre ne sta predisponendo. Quindi il tema, secondo me, è caldissimo. Ci sono tantissime altre cose da dire, però, come messo nel titolo, intanto mi concentrerei da Roma, che naturalmente da sola è una piccola nazione, il traffico romano è famoso, sicuramente per chi ci vive come me, continuo a ritenere che sia un traffico assolutamente non sostenibile, bisogna sicuramente aumentare il TPL, il trasporto pubblico locale. Enrico, io ho visto l'anno scorso avete già introdotto 150 autobus nuovi, ti lascio a te la parola perché in questi anni state facendo moltissimo e molto ne avete in programma, prego. No, grazie, grazie a te Gianni, mi fa molto piacere insomma questo confronto anche tra noi, quindi comunque tra diversi livelli istituzionali, perché io penso la collaborazione e cooperazione sugli enti locali e poi su Roma, che comunque è una città particolare, sia sempre un buon auspicio e un'ottima cosa, e anche un confronto insomma con te e con chi ci sta seguendo può essere assolutamente positivo. E sì, diciamo che noi sul tema dei trasporti, come sai, insomma, abbiamo una visione molto chiara della città. Il traffico privato, che ancora, ahimè, oggi spesso è associato alla città di Roma, non è assolutamente sostenibile. Non lo è per la città di Roma, che poi, tra l'altro, ha delle caratteristiche particolari, dal patrimonio culturale, archeologico, ha un centro storico molto, molto ampio in realtà, ma comunque con delle caratteristiche peculiari: il flusso turistico, il flusso di pendolari, degli studenti fuori sede, dei pendolari, insomma, una città dove si concentrano tantissimi interessi. Da questo punto di vista, chiaramente prima faccio un attimino un riepilogo sul pre-emergenza Covid e poi su quello magari anche dopo questa durissima fase e crisi che stiamo vivendo, poi quali sono state le ulteriori implementazioni. Noi, molto importante, e siamo sempre orgogliosi, abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento al PUMS, al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con uno strumento di programmazione, pianificazione e, aggiungo io, anche visione fondamentale. Ovviamente è uno strumento definito sia da norme europee che da norme nazionali, e diciamo il PUMS abbiamo concentrato un pochino tutta la nostra visione di città per quanto riguarda le infrastrutture su ferro, metropolitane, tram, ma anche infrastrutture più leggere, dalle corsie ciclabili alle isole ambientali, piuttosto che al piano per la logistica urbana, per la consegna delle merci. Non dimentichiamoci mai che, oltre a spostarsi le persone, anzi ancora di più poi in questa fase, si spostano anche le merci, che ovviamente creano traffico. Quindi diciamo, all'interno del PUNS abbiamo definito i nostri principi, che sono sicuramente uno shift modale, come si dice in inglese, tra il mezzo privato, che ancora copre il 60-65% degli spostamenti, verso forme di mobilità più sostenibile, che sono appunto non solo il trasporto pubblico, ma tra gli spostamenti, diciamo così, muscolari, bicicletta, piedi e adesso tutte le forme innovative e sicuramente molto funzionali, soprattutto in una grande città come Roma, che si stanno diffondendo. Penso ai monopattini, ai servizi di sharing in generale, dove devo dire siamo in una fase abbastanza avanzata. Insomma, siamo secondo me tra le città dove i servizi di sharing funzionano meglio. Ce lo testimonia sia l'apprezzamento dell'utenza che un numero sempre crescente di imprese che comunque decidono di lanciare dei servizi di sharing qui nella nostra città. Devo dire, abbiamo approntato una cornice normativa molto agile, molto chiara, innovativa, e quindi, oltre ai classici operatori di car sharing famosi, Car to Go, Enjoy, che conosciamo, c'è anche un servizio molto apprezzato di scooter sharing, di motorini elettrici in sharing. Dico motorini per non confondere, perché in inglese monopattino e scooter, poi se no rischiamo di non capirci. C'è anche un servizio di bike sharing a flusso libero che funziona molto bene, e da ultimo, insomma, i monopattini che stiamo lanciando. Ieri
abbiamo lanciato Elbitz, altre aziende sono prossime a partire in questi giorni, e quindi questo è anche uno strumento importante, uno strumento importante nel quale crediamo, credo fermamente, perché molto spesso la difficoltà nelle grandi città, nelle città complesse come Roma, lo spostamento più difficile è spesso il primo o l'ultimo miglio, cioè magari abito a 2 chilometri dalla metropolitana o il mio ufficio si trova a 2 chilometri dalla metropolitana, però prendo la macchina perché quei 2 chilometri se li faccio con l'autobus magari aspetto un quarto d'ora, che magari è un tempo accettabile ma non è accettabile per fare 2 chilometri, o al contrario. Quindi chiaramente credo fermamente nei servizi di sharing per coprire queste distanze, quindi anche a me capita spessissimo, magari lascio la mia automobile privata al parcheggio di scambio dopo aver accompagnato mio figlio a scuola, chiaramente non in questa fase, prendo la metropolitana. Se passa l'autobus, bene, passa subito l'autobus, bene, se no, se magari vado di fretta o semplicemente voglio provare qualche servizio diverso, posso prendere un taxi, posso prendere un bike sharing, un motorino in sharing e così via. Questo appunto chiaramente denota quanto gli spostamenti siano cambiati in questi ultimi anni, non si copre mai la distanza da A a B con lo stesso mezzo di spostamento, ma si utilizzano forme diverse. Questo secondo me è molto importante anche dal punto di vista economico, lo sottolineo sempre, e in realtà tutti i servizi di mobilità sostenibile non sono in competizione tra loro. Se sono un utente barra cliente del trasporto pubblico, lo sarò automaticamente anche del taxi, anche del servizio di sharing, che sia automobile piuttosto che bicicletta, piuttosto che monopattino. Quindi c'è anche un tipo di economia diversa e che secondo me ha molto spazio per correre, per partire e per svilupparsi anche dal punto di vista della creazione di posti di lavoro, che in questa fase non è sicuramente un tema secondario, anzi. Quindi diciamo, questa visione generale che avevamo della città l'abbiamo un pochino accelerata in questo periodo. Su tutto siamo anche molto orgogliosi di questo, siamo partiti con questo piano di corsie ciclabili transitorie, circa 150 chilometri, i primi 20 sono già in fase di realizzazione, molti già realizzati. Altri cantieri, altre corsie ciclabili sono in corso, erano già state definite e pianificate negli scorsi mesi, e questo è anche un altro tema molto importante. Insomma, i benefici della bicicletta non sto qui a ricordarli, ancora di più in fase di emergenza Covid, perché la bicicletta garantisce il distanziamento sociale, ci fa stare in forma, cosa che sicuramente non guasta, e soprattutto riduce, ottimizza lo spazio della città, che è sicuramente un bene finito, non è un bene infinito. E quindi insomma abbiamo realizzato delle corsie ciclabili importanti su via Toscolana, sul Lungotevere, nel quartiere sud di Roma all'Eur, partirà tra poco un altro asse importante a Gregorio VII. Insomma, abbiamo dato anche da questo punto di vista una bella visione di città, perché poi, come dico sempre, realizzare una città ciclabile significa realizzare, in realtà riqualificare e rendere più sicuri gli spazi anche per chi la bicicletta non la utilizzerà mai. Siamo molto orgogliosi, ad esempio la corsia ciclabile che abbiamo fatto su via Toscolana ha messo in sicurezza tutte le fermate del trasporto pubblico con degli scivoli protetti per i diversamente abili e così via. Quindi anche chi non prenderà mai la bicicletta si trova uno spazio più bello, innanzitutto, che sicuramente non guasta, e poi riqualificato, più sicuro, più accessibile, più vissuto e quindi anche maggiormente presidiato. Ecco, diciamo, questo in estremissima sintesi quello che stiamo facendo, lo abbiamo fatto. Poi, per evitare io di fare il monologo, che poi, come vedete, il tema dei trasporti, oltre che seguirlo, mi appassiona molto, e quindi potrei parlarne fino a domani mattina. Magari se tu, Gianni, qualche altra cosa che vuoi approfondire, o magari tra i commenti vogliamo già ho visto qualche domanda, rispondere, insomma fare una cosa un pochino più interattiva, lo preferisco onestamente, quindi ti ridò un attimo la parola. Sì, no, grazie Enrico. Allora, sicuramente c'è una domanda secca, che è la metro C, su cui sì, l'ho vista. Le prime domande, fra l'altro io abito vicino a Porta Metronia, quindi ci passo davanti e faccio i fori imperiali tutti i giorni, quindi vedo che i lavori stanno andando avanti, quindi
magari se vuoi dirci qualcosa, penso che i romani siano Sì, molto interessati. diciamo con un po' di difficoltà, ma abbiamo sbloccato il cantiere e stiamo lavorando alla chiusura del progetto definitivo per la realizzazione della stazione di Piazza Venezia. È un risultato importante perché significa che l'opera va avanti, e chiaramente è un'opera complessa, difficile, soprattutto perché risente di un impianto amministrativo barra normativo che è quello di 20 anni fa della legge obiettivo. Quindi oggi io nel 2020 sto portando avanti un'infrastruttura con un set di regole, di norme che onestamente non ha funzionato. Quindi senza puntare il dito veramente contro nessuno, però è un'opera che alla complessità ingegneristica si somma questa complessità amministrativa che non è banale, insomma. Però comunque c'è il cantiere ormai molto grande a Piazza Venezia, è importante, dove stanno facendo dei sondaggi per sono dei propri carotaggi. Io l'ho testimoniato anche, ho fatto una seduta di commissione sul posto. Sono dei veri e propri carotaggi che scendono a profondità molto elevate, anche una trentina di metri, se vado a memoria, forse anche di più, dove si vedono le varie tipologie di terreno e in base a quello si perfeziona il progetto definitivo della stazione, anche per evitare sorprese dopo, perché semplifico al massimo: se ho un terreno argilloso, chiaramente i consolidamenti mi richiederanno un tot di investimento anche economico. Se ho invece un terreno molto duro, molto rigido, chiaramente i consolidamenti saranno meno necessari. Io ovviamente non sono un ingegnere, quindi semplifico, chiedo scusa se tecnicamente non sono perfetto, però diciamo l'idea è questa. Quindi sono dei sondaggi importanti per capire in quale tipologia di terreno sto scavando, e quindi fare un progetto, e ballano parecchi decine di milioni di euro in base a quanto devo consolidare. Quindi significa avere un progetto definitivo maggiormente certo e meno rischi di varianti, stop in futuro. Quindi insomma siamo molto orgogliosi, anche perché io credo molto nella stazione di Piazza Venezia, dove tra l'altro sempre dal PUMS abbiamo previsto anche il transito di due linee di tram, perché questo potrà consentire anche una pedonalizzazione quasi totale della piazza, insomma, che è una cornice unica che non devo certo raccontare io. Oggi di fatto è una rotatoria per il traffico. Creare delle infrastrutture su ferro ovviamente aiuterà anche a pedonalizzare completamente quella parte straordinaria della città. Quindi ecco, metro C sicuramente è un tema, confesso tranquillamente, non è semplice portarla avanti, però ce la stiamo mettendo tutta anche con i nostri uffici. Ovviamente crediamo nell'opera, siamo convinti che debba arrivare fino al capolinea originario previsto a Grotta Rossa, e quindi il nostro impegno è anche su questo. Diciamo, anche qui abbiamo anche fatto una sorta di commissione, quindi tutte cose pubbliche e condivise. Ci siamo dati questa prima metà del 2020 per ultimare il progetto definitivo della stazione Piazza Venezia, che più o meno è pronto, e poi la seconda metà del 2020 per ultimare il progetto della tratta fino a Clodio, di tutta la T2. Certo, c'è un altro commento o domanda molto interessante da Paolo De Luca che dice i parcheggi di scambio, quindi la famosa questione di chi arriva da fuori Roma, parcheggia fuori Roma, dopodiché vuoi con le navette, vuoi con monopattini o bici personali, si sposta Il verso... ventaglio è ampio, diciamo. Questo è un qualcosa su cui No, sta... abbiamo tra l'altro appena sbloccato, è stata pubblicata la gara per i lavori per ultimare due parcheggi che erano stati realizzati a Rustico durante i lavori della metro B1 ormai quasi 10 anni fa, da Annibaliano e con Cadoro. Sono due parcheggi che non erano mai stati completati. Abbiamo intercettato dei fondi europei, dei fondi Porfesdr, e abbiamo appena pubblicato la gara per l'appalto integrato, quindi progettazione esecutiva e lavori per il completamento, che dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi 18 mesi. Quindi sì, è un tema solamente. Io credo moltissimo nei parcheggi in struttura come metodo per risolvere i problemi di congestione di traffico. Anche se è un dato che cito sempre, non dimentichiamoci che a Roma una cospicua percentuale di traffico è generata dalla ricerca del parcheggio. Quindi chiaramente quanto più offro sosta strutturata, che inevitabilmente deve avere anche un costo, perché devo comunque disincentivare l'utilizzo dell'automobile, e quanto più risolvere il traffico, sono state intere città che hanno risolto il problema del traffico semplicemente creando dei parcheggi, ovviamente non a caso, ma nei luoghi strategici, quindi magari limitrofi al centro storico o ai punti di interesse. Quindi è un tema assolutamente nel quale credo, nel quale crediamo. Stiamo anche lavorando a un nuovo piano urbano parcheggi. Sapete che quello di Roma risale più o meno a quando io sono nato, e quindi anche lì ad un impianto normativo, la legge Tognoli, che diciamo così è ampiamente
ampiamente superato, e stiamo lavorando un nuovo piano urbano parcheggi, cercando ovviamente poi di completare gli interventi che erano previsti nel vecchio. Bene, due domande veloci, anzi una domanda veloce, poi ho messo a schermo una questione che sta a cuore, penso, a tutto il mondo degli amanti della bicicletta, ma io ribadisco anche la parte turistica, perché se non è Roma una città da visitare in bicicletta, non vedo quale altra lo possa essere meglio. La domanda secca di Christian Yuma è la delibera sulla metro D, di cui io confesso... No, la metro D è un altro intervento nel quale crediamo, strategico, inserito nel PUMS. Anche qui è una metro progettata alla fine del 2008 e purtroppo partì all'epoca un iter amministrativo che poi non ha visto la luce, che era un project financing, devo dire anche strutturato e pensato bene, quindi non lo dico assolutamente in accezione negativa. E stiamo lavorando con i nostri uffici, anche qui non è semplice, non è complesso, non è immediato, ma comunque una delibera che completi il vecchio iter, perché altrimenti c'è di fatto ad oggi, dopo 12 anni, ancora comunque un proponente, passatemi il termine, appeso, e quindi completare questo iter e comunque trovare il modo, magari anche ovviamente acquistandolo, tra virgolette, il progetto che fu fatto all'epoca, che era molto valido, e poi consegnare questo progetto al Ministero all'interno dei bandi per il trasporto rapido di massa, ai quali ogni anno abbiamo partecipato nel 2018 con diverse linee tranviarie, quest'anno anche con altre linee tranviarie, tra cui la TVA, l'importante tram Termini Vaticano Aurelio, e quindi assolutamente un'infrastruttura alla quale crediamo molto, insomma, anche dalle stime di carico, la classica metro che raccorda un pochino tutti i nodi del trasporto, quindi molto utilizzata anche per spostamenti brevi, un pochino alla londinese, per intenderci, per chi è stato da quelle parti, insomma. Ecco, sul Grab invece cosa... Sì, sul Grab anche qui è un iter un pochino lungo, perché il Grab tra l'altro attraversa anche delle riserve naturali, quindi pareri, non è semplicissimo progettare in quei punti, però abbiamo ultimato il progetto di fattibilità tecnico-economica e abbiamo ricevuto da poco i fondi del Ministero per proseguire. È stato appena dato l'incarico a Roma Servizi per la Mobilità, che è la nostra azienda partecipata che ci supporta dal punto di vista tecnico e progettuale, e quindi adesso nei prossimi mesi Roma Servizi per la Mobilità farà il progetto definitivo, poi andrà aperta la conferenza dei servizi, si spera chiusa quanto prima, anche se appunto dicevo il Grab attraversa dei nodi non proprio agili, però ovviamente ce la metteremo tutta, poi da lì progetto esecutivo e gara per i lavori, quindi insomma ancora un pochino lungo l'iter, però un'infrastruttura alla quale crediamo, anche perché abbiamo valorizzato questo principio sicuramente importante delle ciclovie turistiche, ma anche per mettere a sistema un pochino tutte le ciclabili radiali che abbiamo pensato o realizzato o stiamo realizzando, quindi il Grab sarà un raccordo anche di tutte le corsie ciclabili radiali lungo le vie consolari che oggi abbiamo realizzato o stiamo realizzando, insomma, quindi sarà molto strategico per questo. Ricordo che il cicloturismo, non parliamo affatto di spiccioli o di una parte poco rilevante, i dati ci dicono che siamo già sui 10 miliardi di euro di fatturato per quanto riguarda il cicloturismo, per cui valorizzare città come Roma sarebbe ovviamente importantissimo. Alessio Pezzola invece fa una domanda su cui effettivamente volevo farti fare un piccolo approfondimento, perché da quello che avevo capito, l'emergenza coronavirus vi autorizza a fare delle ciclabili, se non ho capito male, temporanee, nel senso che la segnaletica può essere... Transitori, l'abbiamo chiamato, perché temporanea è un po' brutto, sembra che poi tra qualche mese smonto tutto. Però no, sì, assolutamente sì, diciamo le ciclabili transitorie le stiamo realizzando principalmente con segnaletica orizzontale e verticale e nulla di più, che devo dire in molti tratti è già sufficiente, però poi queste saranno rese maggiormente definitive, stabili e sicure, anche con delle protezioni fisiche. Per esempio la ciclabile tuscolana che stiamo facendo, il proseguimento sarà successivamente protetta con un intervento del settimo municipio, che tra l'altro ringrazio, sempre molto attivi e bravi e competenti, e quindi assolutamente poi andremo anche a proteggere lì ove necessario. In altre situazioni, come la ciclabile sul lungotevere Aventino che abbiamo appena completato, lì la protezione è data dalla sosta che è stata spostata verso il centro della carreggiata, e quindi, come dico sempre, l'automobile, che era il primo nemico
tra virgolette, della bicicletta diventa il più prezioso alleato. Ecco, c'è un altro tema che volevo porti e penso interessi moltissimo a molti cittadini, che è quello dei bus elettrici. In particolare, ho visto che voi, adesso stavo cercando di mettere il video, ci dobbiamo prendere la pubblicità, ma pazienza, i minibus. Allora, voi avete recuperato, mi sembra un'opera assolutamente meritoria, avete recuperato dei minibus elettrici che erano fermi, mai entrati in funzione e li avete appunto sistemati e adesso sono in circolazione. Quindi se ci sono ulteriori progetti per minibus elettrici, e poi invece c'è il discorso dei bus, quelli diciamo con la B maiuscola, nel senso tradizionali, diciamo. Perché qui c'è chiaramente una forte dicotomia tra quello che può essere l'acquisto di un Euro 6 piuttosto che di un elettrico, perché è chiaro che l'Euro 6 in questo momento ha un prezzo più basso, mentre un elettrico appunto ha un prezzo più elevato, però ha delle emissioni che sono zero per definizione, perché come elettrico le definizioni e le emissioni al gas di scarico sono zero. Ecco, io personalmente sono convinto che se fosse possibile farei lo sforzo immediatamente sull'elettrico, perché si ammortizza in un po' più di tempo, però anche la durata come motore e come manutenzione soprattutto, perché i veicoli elettrici hanno questa straordinaria, diciamo, vantaggio che il motore elettrico è mille. Non c'è manutenzione, certo. Sì, la manutenzione è scarsissima. Qui basta chiedere anche ai tassisti che in questo caso usano soprattutto le ibride, ma già sulle ibride mi dicono essere estremamente contenti a livello di appunto costi di manutenzione estremamente bassi. Chi ha l'elettrica è ancora più contento, perché appunto i costi sono veramente bassi. Per cui, diciamo, a livello parlamentare io sto spingendo per passare il più possibile all'elettrico. Vuoi anche, apro un'ulteriore parentesi, i veicoli commerciali, cioè i furgoni da trasporto, soprattutto trasporto merci, che fanno anche quelli centinaia di migliaia di chilometri all'anno, quindi inquinano molto di più delle auto private. Ecco, voi come Roma avete altri piani per altri minibus elettrici e soprattutto invece per i bus tradizionali come pensate di orientarvi? Sì, no, mi piace anche che insomma che hai sollevato questo aspetto, che insomma risultato abbastanza importante che abbiamo raggiunto, del quale siamo orgogliosi. Questi minibus elettrici che di fatto giacevano inutilizzati da diversi anni in un deposito di ATAC a Trastevere, devo dire è stata un'iniziativa dell'azienda, ovviamente sul nostro indirizzo, ma l'azienda ha fatto una gara che è stata partecipata e che ha dato anche dei buoni risultati per il recupero di questi mezzi, e ne abbiamo recuperati già una ventina su circa 60 che erano stati attivati, che sono state attivate tre linee, due linee, 117 e 119, ce n'era una terza, la 121, sulla quale stiamo lavorando, e erano un servizio molto apprezzato perché nel cuore della città un mezzo elettrico, quindi silenzioso, quindi accessibile, che può portare il trasporto pubblico anche nei vicoli più stretti della città, era e l'abbiamo fatto tornare ad essere un servizio molto molto apprezzato. E appunto anche la pubblicità tecnica è stata una bella sfida vinta da ATAC, che ha fatto questa gara, che è comunque stata partecipata, quindi c'è stato anche un interesse del mercato, e questi mezzi sono stati recuperati, hanno avuto un'affidabilità buona, tranne qualche proprio piccolo episodio all'inizio, ma poi per il resto funzionano molto bene. Certo, adesso sono un po' limitati perché hanno una capienza di 20 posti, quindi con le norme sul distanziamento chiaramente sono un pochino azzoppati, diciamo così, però speriamo di tornare alla normalità quanto prima. Prima o poi. Esatto. Sui mezzi tradizionali ne abbiamo acquistati molti, sfruttando anche la gara Consip. Principalmente abbiamo acquistato mezzi diesel e a metano, i 227 che sono arrivati lo scorso anno, oltre 300 che arriveranno quest'anno. ATAC però in parallelo ha fatto una gara per dei mezzi ibridi, per 100 mezzi ibridi,
Quindi diciamo chiaramente noi avevamo davanti un pochino la sfida che Atac, avendo una flotta molto molto vecchia e comunque allo stesso tempo molto numerosa, parliamo di un parco nominale di circa 2000 autobus, avevamo una certa fretta di svecchiare il parco e quindi abbiamo detto meglio 10 autobus in più, anche se Euro 6 o a metano, piuttosto che qualche autobus in meno elettrico ibrido. Poi ecco, adesso che la situazione si è un po' stabilizzata, abbiamo comunque recuperato quel gap. Considera che al nostro arrivo Atac ha un'età media della flotta che superava abbondantemente i 12-13 anni. Considera che un autobus a 7-8 anni è considerato a fine vita tecnica. Quindi rinnovare rapidamente una flotta di 2000 autobus che ha più di 13 anni, diciamo, non puoi metterti troppo a fare il sofisticato. Ecco, quindi abbiamo avuto proprio la necessità di svecchiare rapidamente il parco. Anche perché avete trovato un Atac che non era propriamente in salute, insomma. No, assolutamente. Devo dire, attraverso la procedura di concordato è andata molto bene, l'azienda è stata rimessa in sesto, i numeri ci hanno dato ragione. Poi chiaramente c'è stata questa emergenza che è stata devastante, un problema per tutte le aziende di trasporto pubblico. Però ecco, quindi abbiamo svecchiato molto il parco. Considera che tra, vado un po' a memoria, 2016-2017 abbiamo acquistato, la prima era una gara in realtà, era già stata a bandiera nel nostro arrivo e non l'abbiamo perfezionata, abbiamo preso 150 mezzi in leasing più altri 15 li abbiamo acquistati diesel Euro 6, poi sono stati noleggiati un'altra quarantina di mezzi, sempre diesel, e poi appunto sono arrivati i famosi 227 della Consip, più o meno metà diesel e metà metano, leggermente più diesel, diciamo un 120 diesel e un centinaio metano. Questo appunto chiaramente per svecchiare rapidamente la flotta. Poi ecco, altri 300 mezzi sempre tra diesel e metano arriveranno adesso, più questi 100 ibridi che è una gara e un autofinanziamento di Atac, più ovviamente 60 minibus elettrici che abbiamo recuperato. Chiaro che abbiamo dovuto fare questo balance, insomma, tra svecchiare rapidamente, molto rapidamente la flotta e comunque essere più attenti possibile all'ambiente. È stato un po' appunto un lavoro di bilanciamento. Io mi permetto di continuare a sollecitarvi. No, fai bene, per carità. E informo anche chi ci sta ascoltando che ci sono le soluzioni tecniche già a listino, quindi non stiamo parlando di progetti, ma stiamo parlando di società che hanno già a listino degli autobus con un pacco batteria molto ridotto, il che è economicamente interessante, perché un pacco batteria molto ridotto significa che la differenza di prezzo rispetto a un diesel Euro 6 piuttosto che a un metano veramente diventa molto molto limitata, perché il pacco batterie è uno dei componenti che costa di più su un veicolo elettrico. Quindi questi autobus hanno un pacco batterie molto ridotto e sfruttano per avere naturalmente autonomia di viaggio durante tutta la giornata, il fatto che è utilizzabile una tecnologia di ricarica molto veloce, quindi a fine corsa, a fine del giro, quando arrivano per dire a Termini piuttosto che a Tiburtina, insomma dov'è il loro stallo di parcheggio, in 5-10 minuti questo pacco batterie, che è appunto minimale, in 5-10 minuti viene ricaricato e gli dà l'autonomia sufficiente per fare un altro giro. Quindi fanno un altro giro, tornano allo stallo, 10 minuti comunque devono comunque stare fermi, si ricaricano. Quindi questo è un po', diciamo, un piccolo uovo di Colombo, perché riducendo il pacco batterie il costo appunto diminuisce, e siccome il percorso dell'autobus è pianificato all'inizio, quindi io so perfettamente quanti chilometri farà l'autobus prima di rientrare allo stallo, questo non inficia sulla possibilità appunto di utilizzarlo durante tutta la giornata. Quindi ci sono mezzi che sono già a listino, io così diciamo butto lì il sasso e prego di valutare anche questi, che secondo me diciamo sono in questo momento lo stato dell'arte della tecnologia elettrica. Una domanda precisa da parte di Angelo Cinat: le ciclabili radiali, la Prenestina? Sì, la Bike Lane Prenestina è una ciclabile molto importante che corre lungo tutto l'asse di questa via consolare. I lavori sono partiti nello scorso autunno, purtroppo capita anche questo, abbiamo avuto dei problemi con la ditta e quindi abbiamo dovuto risolvere il contratto e riprendere la graduatoria che c'era stata a seguito della gara e trovare una nuova ditta disponibile a proseguire i lavori. Lo stiamo facendo, però purtroppo i lavori non riprenderanno prima di un mese e mezzo, due mesi.
Purtroppo capita anche questo, come lo ricordo sempre, un po' tutta la trafila che dobbiamo fare, l'abbiamo ricordata prima anche per il Grab, c'è un progetto, c'è uno studio di fattibilità, c'è un progetto definitivo, c'è una conferenza dei servizi, c'è un progetto esecutivo, c'è una gara per i lavori, devo sperare che questa gara venga aggiudicata, che non ci siano ricorsi, abbiamo tanti interventi anche importanti come la riqualificazione delle Marconi o l'isola ambientale di Monti bloccati da ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato da parte di chi è contrario, e poi comunque una volta che supero questi ostacoli e apro il cantiere devo anche sperare, tra virgolette, che vada tutto bene con la ditta. Capita anche che non va tutto bene con la ditta e quindi devo risolvere il contratto, e poi chiaramente non è facile perché devono subentrare a cascata il secondo, il terzo, il quarto in graduatoria, però alle condizioni del primo, quindi non è neanche facile andare dal secondo in graduatoria e dirgli fai la ciclabile, perché quello chiaramente deve proseguire non alle condizioni alle quali aveva partecipato alla gara, ma alle condizioni del primo, che inevitabilmente se era arrivato primo magari aveva offerto anche un prezzo più vantaggioso. Quindi anche questo lavoro è tutt'altro che semplice, però più o meno ci stiamo riuscendo, diciamo che per metà luglio dovrebbero riprendere i lavori. Ok, una risposta la do io a questa domanda. Intanto metto online un'altra domanda, ma questa sulle colonnine rispondo io, perché ho già presentato un emendamento di semplificazione burocratica sulle colonnine, appunto per le auto elettriche, che adesso verrà inserito nel prossimo decreto, quello che si chiamerà decreto semplificazione, che non esiste ancora, si sta scrivendo, e una delle misure che si scriverà è appunto una semplificazione per consentire a tutti i comuni di agire legalmente in maniera più semplice rispetto a quella che devono seguire adesso per dare i permessi per le società che vogliono aprire e installare delle colonnine di ricarica per le auto. Naturalmente monopattino e bici, caro Mario Stecca, si ricaricano tranquillamente a casa e in ufficio, perché il loro pacco batteria è molto più piccolo. Approfitto anche per dire che abbiamo per esempio anche una ditta italiana che ha messo in commercio già da un paio d'anni uno scooter elettrico estremamente performante, tanto è vero che è stato scelto da una delle principali compagnie che fa lo sharing, il noleggio appunto di veicoli elettrici, che ha la peculiarità che il pacco batterie è una piccola valigetta, e quindi quando tu arrivi a destinazione, che sia un ufficio, che sia a casa, puoi estrarre questo pacco batterie, te lo porti dentro l'ufficio, dentro casa, lo ricarichi tranquillamente e poi appunto lo reinserisci in un attimo, perché proprio è una valigetta estraibile a pressione, inserto sotto la sella. Ribadisco, per le colonnine di ricarica, che sono un collo di bottiglia per la mobilità elettrica, stiamo provvedendo con una semplificazione. E invece Roberto Torrisi ci fa una domanda, forse tu puoi rispondere: corsie preferenziali sul lungo Tevere, Corso Trieste, cioè a che punto è quella di Corso Trieste? Ne sai qualcosa? Sì, insomma, di ridisegnare il Lungotevere, che è stato pensato, ahimè, negli anni 70 e 80, come di fatto un'autostrada che taglia la città, chiaramente è fondamentale, anche perché i Lungotevere hanno una carreggiata enorme, quasi esclusivamente dedicata alle automobili, e noi sappiamo che le automobili, quando hanno tanto spazio, si crea traffico e ahimè spesso si eccede anche con la velocità. Quindi sì, sul Lungotevere addirittura la nostra idea è anche quella di realizzare un vero e proprio tram. Comunque gradualmente stiamo cominciando anche lì a ridisegnare un pochino gli spazi, testimonia la ciclabile che menzionavo prima sul Lungotevere Aventino. I Lungotevere appunto hanno queste carreggiate enormi che piano piano, perché sono anche molto realista, pur credendo in queste misure di mobilità sostenibile, che non si può fare tutto domani mattina, ma piano piano anche sul Lungotevere dobbiamo cominciare a togliere la sosta, anche perché sono stati realizzati o saranno realizzati anche diversi parcheggi in struttura, quindi togliere la sosta di superficie, aumentare gli spazi per pedoni, biciclette e trasporto pubblico. E su Corso Trieste è un progetto che stiamo ultimando, purtroppo l'avremmo dovuto completare lo scorso anno, nel 2019, ma c'è stato un po' un inceppamento in tutta quella lunga trafila che vi ho raccontato, e quindi contiamo di chiudere questo progetto nel 2020. Benissimo, intanto rispondo a Giuliano Pompeo, eccolo qui, forse si è collegato subito dopo che parlavamo del Grab,
Giuliano, abbiamo convenuto che il Grab è assolutamente una cosa su cui puntare e Enrico Stefano ha spiegato che appunto ci stanno assolutamente lavorando, non è semplicissimo per gli aspetti di attraversamento di zone storiche, per tutta un'altra serie di problematiche, ma siamo tutti quanti d'accordo che il Grab è un qualcosa su cui puntare. Qui c'è una domanda molto, che mi trovo assolutamente, concorde, quindi messa a sistema di tutti gli operatori di servizi di sharing, le cosiddette Mass Mobility as a Service. Sì, anche questa è una cosa su cui stiamo cercando di lavorare a livello nazionale, penso che ogni comune comunque stia facendo i suoi ragionamenti. Questo è un tema, internazionale, trasversale, perché soprattutto le nuove generazioni stanno acquistando sempre di meno veicoli di proprietà e si stanno spostando sempre di più sul noleggio. Io stesso, finché lavorerò qui a Roma, non ho un'automobile di proprietà. Non ce l'ho, l'ho rottamata 2 anni fa e quando mi serve, quando torno in Veneto, la noleggio perché è decisamente più conveniente noleggiare un paio di giorni un veicolo piuttosto che acquistarlo. Quindi questa è una tematica su cui io credo che una delle risposte principali sarà la leva fiscale, quindi dare degli incentivi fiscali su quelli che sono proprietà in sharing, piuttosto che utilizzo appunto di mezzi che anziché rimanere parcheggiati il 90% del tempo, perché questo è uno dei grossi problemi dell'automobile privata, basta guardare appunto lungo le strade, decine di migliaia parcheggiate, il 90% del tempo sono parcheggiate, mentre tra sharing e un domani la guida autonoma, un domani che non vedo ancora così vicino, ma arriverà, ci aiuterà a ridurre i costi. C'è un'altra domanda precisa sempre sulle ciclabili, che come evidentemente è un tema giustamente sentitissimo, tra l'altro vado a lavoro anch'io in bicicletta, per cui sono assolutamente d'accordo, anche se io sono un privilegiato perché partendo da Porta Metronia vado su a Villa, come si chiama? Villa Villa Celimontana. di Montana, cioè in Montana, poi c'è la discesa, Poi arrivo agli Imperiali a sinistra, si arriva. Imperiali e sono arrivato. Però mi rendo conto che se si vuole chiaramente di farlo diventare un qualcosa di standard di diffuso ci vogliono effettivamente le ciclabili. E qui parla della Tuscolana all'altezza del Quadraro Sì, andando che è il verso pezzo che Monti. stiamo facendo adesso, come dicevo, sarà protetto anche quel tratto, però devo dire che già oggi con la segnaletica tendenzialmente è rispettata, insomma, devo dire che comunque le automobili quando gli spazi vengono ridotti a fare la ciclabilità, grossissimi problemi non li ho mai rilevati, però è giusto proteggerla e lo sarà, insomma, in quella definizione ulteriore delle ciclabili che sarà fatta in quel caso anche attraverso il settimo municipio. Allora, questa è una domanda precisa sempre per te, credo sia sempre lo stesso ascoltatore che parla anche del quadrante di Largo Brindisi e dice il disegno degli assi viari, le fasi semaforiche penalizzano ancora una volta pedoni e ciclisti. No, in realtà poi con Paolo ci conosciamo anche, faccio fatica a comprendere le sue osservazioni, proprio progetto alla mano, nel senso lì che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a canalizzare il traffico su due assi che erano molto trafficati, prendendo spunto tra l'altro da un pezzo di città che funziona abbastanza bene, che è Viale Giulio Cesare e Viale delle Milizie, per chi conosce il quartiere Raglio, anche lì il traffico è stato canalizzato. E quindi chiaramente quando vado a canalizzare il traffico, siccome mantengo due corsie per le automobili, non di più, mi avanza tantissimo spazio che a Via La Spezia e Via Taranto abbiamo riempito con corsie ciclabili, aree pedonali e corsie preferenziali. Quindi insomma, gli incroci sono stati ridisegnati. Quindi onestamente, questa diciamo così, peggioramento della situazione precedente, faccio veramente fatica a comprenderlo. Chiaramente è un cambio di abitudine, come tutti i cambi di abitudine ci si deve abituare, ma non crediamo, anche perché abbiamo passato mesi a perfezionare il progetto, che possa peggiorare la viabilità. Ripeto, semmai il contrario, perché prima le macchine avevano due corsie per senso di marcia su Via La Spezia e più o meno altrettante su Via Taranto. Adesso ne facciamo due su Via La Spezia in una direzione, due su Via Taranto nell'altra, e nello spazio che ovviamente avanza abbiamo messo ciclabili
aree pedonali e corsie preferenziali. Poi, tra l'altro, le fasi semaforiche è un qualcosa che si regola in qualsiasi momento, quindi se non è anche un qualcosa che incide su quel tipo di progetto, che è un progetto chiaramente di comunque di infrastrutture, quindi la fase semaforica la posso cambiare, perfezionare, ridurre, aumentare in qualsiasi momento, quindi è una cosa che c'entra poco col progetto in corso, che ripeto, secondo me è molto valido, perché non solo va a pedonalizzare praticamente un tratto sotto le mura aureliane, che fino all'altro ieri era un'autostrada e fino ad oggi è stato un parcheggio abusivo, tra l'altro. Lì vado a pedonalizzare quel tratto di Alle Castrense, che poi diventerà di fatto un parco lineare e aumenterà gli spazi verdi di quello che oggi è il parco lineare su via Carlo Felice. Aumento comunque lo spazio pedonale sul largo Brindisi e vado a connettere quella che oggi è un piccolo, diciamo così, giardinetto sopra la stazione metropolitana, lo vado a collegare ai marciapiedi in modo tale che sia più facilmente accessibile e quindi più fruibile. Su via Taranto facciamo una pista bidirezionale che si va a connettere con quella della Tuscolana, di cui parlavamo poco fa. Su via La Spezia realizzo una corsia ciclabile solamente a salire, a scendere chiaramente, anche perché facilitata la discesa non c'erano gli spazi, ma comunque abbiamo preferito, dovendo scegliere, fare la corsia ciclabile a salire, perché è a salire non solo metaforicamente ma anche con un minimo di pendenza, e quindi chiaramente la bicicletta in salita va molto più piano e gli dedico uno spazio. A scendere non c'era spazio, ma poi comunque in bicicletta, anche da ciclista, quando tendenzialmente con una leggera discesa, soprattutto in luoghi trafficati, quasi vado più veloce delle macchine, non sempre sento la necessità di una corsia ciclabile. Su via La Spezia viene anche realizzata una corsia preferenziale protetta, quindi insomma, secondo me è un buon risultato, sicuramente migliorabile, sicuramente sull'area urbana possiamo fare di più, però mi sembra una base assolutamente interessante. Grazie. Allora, prima di rispondere a Adriano Reggio, che questo posso rispondere tranquillamente, io rispondo anche a Alessandro Ortensi, che mi chiede che lavoro faccio io e dove abito. Allora, risiedo perché la residenza mia è in Veneto, poi attualmente domiciliato a Roma perché sono un parlamentare, e che fossi un parlamentare per lei, signor Ortensi, era semplice da verificare, perché bastava che guardasse nelle info del mio profilo Facebook. Non è che io promuovo i servizi privati, ne parlo quando questi servizi vanno a vantaggio del pubblico, perché anche il taxi è un servizio privato, ma viene utilizzato a scopo da un servizio che viene utilizzato dal pubblico. Anche le banche sono in stragrande maggioranza private, eppure i finanziamenti, la garanzia che abbiamo posto per dare la possibilità di concedere prestiti garantiti al 100% fino a 25.000 euro e poi via via scalare con le tranche successive, anche le banche sono servizi privati, ma noi abbiamo dato la garanzia per poter dare un aiuto a tutti quanti. Quindi, al di là del fatto che io non ho fatto dei nomi precisi, ho solo detto che ci sono delle possibilità di fare determinate cose. Poi, se uno vuole andare a piedi piuttosto che con la bicicletta muscolare vecchia di 30 anni di suo nonno, è quello che faccio io, che giro con una bici muscolare. Vecchia, non mi interessa. Poi, per carità, quando ho bisogno di fare più strada, prendo il taxi, prendo l'autobus, noleggio delle vetture, tra l'altro sempre elettriche, perché io quando parlo di noleggio ormai lo do per implicito, ma noleggio solo veicoli elettrici. Ma per carità, ne parlo perché sono a beneficio di tutti, non è perché io abbia qualche prebenda in proposito. Invece rispondo appunto a Adriano Reggio sul discorso dei bonus auto elettriche. Qui non è che appunto il Parlamento nazionale ha fatto del due pesi e due misure, è che le regioni hanno delle facoltà ulteriori, per cui se la regione di sua sponte, avendone legittimamente la facoltà, vuole aggiungere al bonus nazionale ulteriori sue provvidenze e aiuti, lo può fare, e in effetti diverse regioni danno ulteriori sconti sull'acquisto di auto elettriche, danno ulteriori bonus, danno va magari vantaggi sui parcheggi, sulla circolazione. I comuni possono regolamentare l'ingresso nelle aree a traffico limitato, eccetera, eccetera. Quindi non è un problema che il Parlamento nazionale legifera in maniera differente.
è un dato di fatto che le regioni hanno delle facoltà che possono azionare o meno, e da qui la differenza appunto che poi nel risultato finale. Qui un'altra domanda precisa, Enrico, progetto di prolungamento della metro B fino a Porta di Roma. È tramontato o ci sono speranze? No, no, anche qui dopo un acceso anche confronto con i cittadini nel PUMS abbiamo, diciamo così, trovato una soluzione che facesse coincidere sia l'ipotesi di People Mover verso Porta di Roma che il prolungamento della metropolitana verso il nodo di scambio con l'autostrada A1. Quindi diciamo nel PUMS, tutte le tavole tra l'altro sono sul sito pumsroma.it, abbiamo perfezionato questa soluzione che ci sembra quella ideale, insomma. Quindi i tanto discussi sistemi di people mover che abbiamo pensato vanno a diventare sistemi di adduzione all'infrastruttura principale che è la metropolitana, che comunque prosegue. Chiaramente queste tutte opere sono state inserite nel PUMS, adesso stiamo lavorando sia per quanto riguarda la parte di finanziamento che per la parte di perfezionamento progettuale, che chiaramente richiede del tempo. Noi già abbiamo consegnato al Ministero all'interno del PUMS i progetti per i tram Togliatti, Tiburtina, Roma Giardinetti, per le funivie Casalotti e Magliana. Quest'anno consegneremo TVA, il tram dei Fori Imperiali di Via Cavour. Insomma, chiaramente anche lì poi c'è una fase di progettazione, richiesta di fondi che non è immediata, però ripeto, il PUMS è un documento di pianificazione fondamentale, poi chiaramente non si può fare tutto insieme, tutto subito, ma il nostro impegno è massimo, diciamo. Sì, c'è una domanda per me che mi fa sempre a questo punto la persona che tu conosci bene, Paolo De Luca, Mobility Manager. Questo è un tema, diciamo, ampio, è un tema ampio, è un tema su cui stiamo dibattendo. Dargli dei poteri ulteriori rispetto a quelli che hanno, naturalmente è molto complicato, perché c'è tutto un equilibrio di poteri che derogare al quale è sempre estremamente difficile. Diciamo che l'essenziale sarebbe da parte della municipalità un'attenzione al tema, e io credo che Roma lo stia assolutamente dimostrando. Quindi vedremo che cosa fare anche in tema di mobility manager, ma è difficile toccare equilibri che sono estremamente de delicati. Sto leggendo in diretta le domande, per cui le rimozioni, come impedire la doppia fila, la sosta sulle strisce pedonali, la sosta di autoveicoli sui parcheggi dedicati ai motocicli. Beh, è una prima risposta, Antonio Luca. Credo sia abbastanza ovvia, diminuendo il numero di veicoli privati in circolazione. Noi in questo momento abbiamo 37 milioni di auto in circolazione, più 12 milioni tra motorini, ciclomotori, motocicli, trattori, camion, tutto ciò che è a scoppio in Italia. Quindi abbiamo 49 milioni di veicoli su 60 milioni di abitanti. È un numero non sostenibile. È un numero che dobbiamo assolutamente ridurre, e questo si fa appunto con più azioni, che sono innanzitutto il potenziamento del TPL, quindi del trasporto pubblico locale, con un cambio culturale che ci deve vedere tutti impegnati, perché portare il figlio a scuola con il SUV e volerlo lasciare esattamente di fronte al portone d'ingresso perché non può fare i 10 metri. Per carità, è un cane che si morde la coda, perché se tutti quanti vogliamo portare il figlio a scuola con il SUV, allora ci sarà un traffico denso e pericoloso. Ci sono i pedobus, che sono queste file di bambini che si tengono per mano accompagnati da un professore all'inizio, da un adulto all'inizio, da un adulto alla fine, che sono una cosa che è semplicemente culturale, non è un qualcosa che deve essere per forza di cose imposto dalla politica, vuoi nazionale che locale. Quindi ci vuole anche un cambio culturale, perché utilizzare la bicicletta, diciamoci la verità, sono anni che lo ripeto, in Italia viene visto come sinonimo di essere dei poveracci. Cioè, vedere uno che gira in bicicletta, ormai siamo talmente
io lo dico, rimbambiti dalla pubblicità, che se non abbiamo l'auto di ultima generazione pulita, scintillante e luccicante, ci sentiamo dei poveri. Ora, non c'è nulla di male ad avere un'auto nuova, pulita e luccicante, non c'è nulla di male a usarla, però rendiamoci conto che a livello nazionale stiamo pagando carissimo queste scelte perché abbiamo 80.000 morti all'anno per cause collegate direttamente all'inquinamento atmosferico. Un terzo di questi morti sono per il traffico, un terzo sono per un po' più di un terzo in realtà è per la parte di riscaldamento degli edifici e un po' meno di un terzo è per la parte industria. Ora, sulla parte degli edifici, credo che una grossa spinta in avanti la darà questo super bonus 110% su cui lavoravamo da anni e che finalmente adesso è legge. Dobbiamo mettere a punto perché ci sono delle diverse cose da mettere a punto, ma la direzione politica è chiarissima. La direzione politica è rendiamo gratis l'efficientamento degli edifici quando viene fatto complessivamente. Quindi ribadisco, una grossa fetta di soluzione dei problemi è diminuire il numero di automobili andando molto di più sul trasporto pubblico locale, sulla micromobilità e su una razionalizzazione ovviamente dei flussi. Qui ci sono dei complimenti per te, Enrico. A Roma è previsto l'urbanismo tattico tanto in voga a New York. Penso a Piazza Mincio che oggi è una Squallida rotatoria, ti lascio un link. Non so, forse conosci anche questo signor Berzella. No, beh, direttamente no, magari ci saremmo scritti. No, no, siamo un po' indietro onestamente sull'urbanismo tattico, cioè appunto magari come è stato fatto anche Milano, Barcellona insegna, diciamo, pedonalizzare rapidamente o comunque estendere rapidamente gli spazi pedonali anche con, ha esagerato anche chiamarle infrastrutture, insomma, con degli interventi, magari vasi di fiori piuttosto che altre cose di questo tipo molto, molto rapidi. Onestamente siamo un po' indietro, anche perché comunque a assetto normativo attuale fare urbanismo tattico comunque mi obbliga a passare sempre da un minimo di conferenza di servizi, di pareri, di cose di questo tipo. Quindi in realtà quando io vado a fare qualcosa, la mia perdita di tempo non è tanto nel realizzarla materialmente e quindi chiaramente i tempi di realizzazione non mi pesano molto, mi pesano molto più i tempi di progettazione che, ahimè, anche quando vado a fare delle infrastrutture leggere mi devo comunque portare dietro. Diciamo che si avvicina un po' all'urbanismo tattico, sicuramente c'è una nostra iniziativa Via Libera che, ovviamente prima di questa emergenza, una volta al mese, la domenica, crea un anello ciclabile e pedonale di circa 10 km intorno al centro della città. Diciamo, questo un pochino si avvicina all'urbanismo tattico, non è proprio così, però diciamo il nostro esempio più vicino. Enrico, qui c'è una domanda chiaramente molto delicata e mi rendo conto che fa già sudare solo a leggerla, perché chiaramente i Sì. disabili hanno esigenze Io chiaramente. magari chiederei a chi ci scrive o di fornirmi qualche dettaglio in più anche via mail, perché non capisco intanto se si riferisce al trasporto disabili, quindi a quello dedicato per i disabili o alle possibilità di accesso magari in alcune stazioni, che però magari alcune hanno dei problemi infrastrutturali che non sono di semplice e rapido superamento, oppure magari alcuni autobus, anche se stiamo cercando di mantenere diverse linee che sono totalmente accessibili ai diversamente abili. Questo dipende chiaramente dalla tipologia di autobus, quindi magari se chi ha scritto mi manda qualche dettaglio in più via mail o con un messaggio privato, magari possiamo cercare anche di capire quali sono i motivi e possibilmente di recuperare. Sì, approfitto per integrare questa richiesta, diciamo, di precisazioni per, diciamo così, essere tutti quanti un po' più attivi anche nel segnalare le disfunzionalità, perché magari qualche volta vediamo un ramo di un albero per terra, vediamo una crepa nuova che si è formata sul manto stradale. Enrico, penso che sarebbe utile comunque se il cittadino segnalasse quelli che sono problemi di mobilità specifica, soprattutto se si sono verificati, diciamo, dall'oggi al domani, per
per una pioggia torrenziale piuttosto che per Assolutamente, poi la altri. città di Roma è enorme, quindi per quanto uno cerca il più possibile di stare ovunque, il confronto con i cittadini è fondamentale. Quindi assolutamente, assolutamente. Bene, Enrico, io ti ringrazio molto, chiuderei qui perché devo tornare assolutamente alla messa a punto degli emendamenti sul Superbonus, che ci sono nel decreto rilancio. Era un paio di mesi che non facevo più queste dirette sulla mobilità. Io ho almeno una quindicina di notizie generali da dare, ma farò in un altro momento perché sto già sudando. Do un'occhiata a WhatsApp e ai messaggi che mi arrivano dai colleghi. Abbiamo questa norma che è estremamente importante, che, come ho detto, dà una direzione politica che mi sembra veramente validissima. Abbiamo una discreta serie di cose da sistemare perché parlare di detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico e sismico apre un ventaglio poi di dettagli che è lunghissimo e dobbiamo sistemare tutto per evitare che poi ci sia il classico granellino di sabbia che vada a bloccare un ingranaggio. Quindi io ti ringrazio molto Grazie a per te, veramente un super piacere. le informazioni che ci hai dato, ci sentiremo prossimamente sempre per queste tematiche, eventualmente anche ulteriori. Ringrazio anche chi ci ha seguito e quindi vi auguro un buon weekend a tutti. Ciao a Grazie. tutti.